Cari amici sportivi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Mondo Futsal TV, il notiziario informativo settimanale sul calcio a 5 di Latina e Provincia. Risultati, classifiche, highlights e tanto altro subito dopo la sigla. E nel campionato di massima serie ci sarà un turno di riposo in quanto bisognerà disputare la Final 8 di Coppa Italia. La squadra di Mister Basile tornerà in campo il 6 marzo contro il Fabrizio Corigliano al Palla Bianchini, l'appuntamento alle ore 20:30 per una sfida fondamentale in chiave salvezza. Grandi notizie invece giungono da Fondi per quanto riguarda la Serie B. La formazione fondana, infatti, allenata da Mister Rosigna, ha battuto per 2-1 la seconda forza del campionato, il Marannurzia. Una vittoria davvero prestigiosa, importante e ottenuta in rimonta in quanto era in svantaggio per 1-0. Poi le reti di Lauretti e di Triolo hanno rimesso a posto la situazione. Vittoria fondamentale dunque per la formazione della Visfondi. E naturalmente adesso andiamo a leggervi tutti i risultati di questo girone. Il Prato Rinaldo espugna il campo dell'Atlante Grosseto grazie al 7-2, un risultato roboante dunque per la formazione del Prato Rinaldo. Foligno calcio a 5, batte la San Giorgese per 9-1. L'Olympus fa altrettanto sul Futsal Aprotino, filando 6 gol alla formazione ospite. Il Perugia vince in casa contro il Civitanova per 7-5. Porto San Giorgio e Ardenza Ciampino pareggiano per 3-3, mentre la Visfondi, come abbiamo già avuto modo di dire in apertura, ha superato il Marannurzia calcio a 5 per 2-1. E in testa a questo campionato abbiamo l'Olympus, che svetta quota 40 punti, perde contatto dalla prima della classe il Marannurzia calcio a 5, che segue a quota 35, Futsal Aprotino a 31, Porto San Giorgio 30, Prato Rinaldo 29, Ardenza Ciampino 27, Virtus Fondi 21, Atlante Grosseto e Perugia quota 20, Foligno calcio a 5 a 15 punti, San Giorgese a 5 e chiude la graduatoria il Civitanova, che ha soltanto 4 lunghezze. E adesso andiamoci a gustare la bella vittoria da parte della formazione allenata da Mister Rosigna contro il Marannurzia nel servizio confezionato dallo staff di Mondo Futsal del territorio fondano.
E nella prossima giornata la Virtus Fondi farà visita all'Ardenza Ciampino, formazione che è avanti soltanto 6 lunghezze rispetto alla compagine allenata da mister Rosigno. Dunque la Virtus Fondi può tentare di proseguire questo bel momento che sta vivendo dal punto di vista sportivo. Le altre partite sono invece le seguenti: Futsal Aplutino contro Atlante Grosseto, Prato Rinaldo contro Foligno Calcio a 5, il Marannunzia Calcio a 5 cercherà di riscattare la sconfitta ottenuta contro la Virtus Fondi e sarà davvero un big match questo contro l'Olympus che è prima in classifica. San Giorgese Perugia, Civitanova Porto San Giorgio chiuderanno dunque il quadro di questa Serie B. Nel campionato di Serie C1 la sfida fra Eagles Aprilia e Minturno non è stata disputata, ma la cosa importante che va sottolineata è che il Minturno ha dichiarato di onorare i propri impegni sia per quel che riguarda il campionato della prima squadra che per quel che concerne l'Under 21, e dunque questa è sicuramente una bella notizia per tutti gli sportivi appassionati di questo sport. E per quel che riguarda questa competizione, la capitolina Marconi prosegue il proprio regale in cedere in testa alla classifica. Andiamo a leggervi però tutti i risultati. Active Network Anni Nuovi Ciampino 3-1. L'Albano e il Lazio Calcetto hanno pareggiato 4-4. La formazione della capitolina Marconi ha vinto in maniera sicuramente difficoltosa contro il Città di Paliano per 5-4. Civitavecchia e Lido di Ostia, era un derby questo, ha vinto il Lido di Ostia che è dunque andato a espugnare il campo di Civitavecchia per 2-1. Eagles Calcio a 5 Minturno, come abbiamo detto, verrà giocata nei prossimi giorni, mentre il nuovo Atletico Ferentino ha strapazzato la mira fin rifilando ben 7 reti alla formazione avversaria. TCP contro Atletico Civitavecchia 4-2. Virtus Palombara ha vinto la propria sfida contro il Real Castelfontana per 7-2, per una classifica che vede la formazione della capitolina Marconi svettare a quota 56 punti. 4 lunghezze distante è la Virtus Palombara a 52, Lido di Ostia a 48, Active Network a 43, Anni Nuovi Ciampino 37, Nuovo Atletico Ferentino a 32 punti, seguita da una coppia Real Castelfontana e Albano a quota 30. Il Città di Paliano è a 28 insieme alla Mirafin. Poi l'Atletico Civitavecchia quota 27, Lazio Calcetto 24, Civitavecchia 20, Minturno 18, TCP a quota 13 punti e infine l'Eagles Calcio a 5 Aprilia chiude la classifica a quota 10. E nella prossima giornata abbiamo dunque un quadro sicuramente interessante per quel che riguarda le due squadre della nostra provincia, ma andiamo adesso a leggervi tutte le partite che sono in programma nel prossimo turno. Atletico Civitavecchia giocherà in casa contro l'Active Network, Lido di Ostia contro Albano, Mirafin che giocherà in casa contro la capitolina Marconi, Città di Paliano, Civitavecchia, poi abbiamo Lazio Calcetto che giocherà contro l'Eagles Calcio a 5 Aprilia, Real Castelfontana ospiterà il nuovo Atletico Ferentino, impegno casalingo per il Minturno che avrà una ottima chance per guadagnare 3 punti contro il TCP e infine chiude il quadro delle prossime partite, Anni Nuovi Ciampino contro Virtus Palombara. Ed è lotta serrata per quel che riguarda il girone D della Serie C2, un campionato veramente molto interessante che regalerà emozioni fino alla fine. Lazio Lavinio non ha giocato in questa giornata, ma le altre contendenti per il primato hanno disputato i propri impegni e lo hanno fatto sicuramente nel migliore dei modi. Lo Sport Country Club ha ottenuto un brillante successo in goleada addirittura contro il Real Podgora, una sfida che sulla carta si presentava sicuramente molto più difficile di quella che poi si è rivelata nei fatti. Più facile l'impegno della Gymnastic Studio Fondi che ha vinto 8-1, una sfida sicuramente abbordabile contro il Città di Minturno Marina, mentre il Velletri è andata a vincere 3-2, dunque una sfida sicuramente più difficile anche per il Velletri che si mantiene in lotta per il titolo insieme alle altre tre contendenti. Altri risultati importanti sono state le vittorie esterne in chiave salvezza per la Connet Calcio a 5 che ha vinto contro la Vigor Cisterna, mentre l'altra formazione cisternese della FC ha espugnato il difficile campo della SK Pomezia. L'altra squadra di Pomezia invece, il Penta, ha avuto la meglio sulla Visfondi con il risultato di 5-1. E adesso andiamo a leggervi tutti i risultati di questo girone.
ASK Pomezia Laurentum FC Cisterna 3-5, vittoria dunque in trasferta dell'FC Cisterna con tripletta da parte di Ponzo. Città di Minturno Marina contro Ginnastic Studio Fondi 1-8, abbiamo già avuto modo di ricordare la vittoria brillante della formazione fondana. Penta Pomezia Visfondi 5-1, Sport Country Club Real Podgora 9-4, Sporting Giovani Risorse Atletico Anzio Lavigno verrà recuperata il 3 marzo, dunque fra pochi giorni ci sarà questa importante sfida. Il Velletri ha superato la Fortitudo Terracina con il risultato di 3-2 ed infine la Vigor Cisterna ha perso in casa contro la Connet Calcio a 5 per 6-4. Per una classifica che vede lo Sport Country Club a quota 42 punti a 18 partite giocate, una partita in meno per quanto riguarda la Ginnastic Studio Fondi che segue a una lunghezza, il Velletri a quota 40 con 18 partite giocate, Atletico Anzio Lavigno a 35 con 16 partite giocate, dunque a due gare in meno rispetto alla formazione che adesso in testa alla classifica, virtualmente potrebbe portarsi a meno 1 vincendo le due sfide che sono appunto da recuperare. Poi lo Sporting Giovani Risorse a quota 31, Real Podgora 29, Penta Pomezia 26, FC Cisterna 23, Vigor Cisterna 22, Visfondi 19, ASK Pomezia Laurentum quota 16, Connet Calcio a 5 a 13 punti, Fortitudo Terracina 11 e infine, malinconicamente ultima in graduatoria, Città di Minturno Marina a quota 3 lunghezze. E nella prossima giornata ci saranno sfide interessanti, ve le andiamo subito a leggere, Atletico Anzio Lavigno contro ASK Pomezia Laurentum, poi Connet Calcio a 5, Città di Minturno Marina, FC Cisterna che giocherà in casa contro il Penta Pomezia, Visfondi che ospiterà lo Sport Country Club, Ginnastic Studio Fondi contro Sporting Giovani Risorse, Real Podgora Velletri e infine Fortitudo Terracina che giocherà contro la Vigor Cisterna. E nel girone A della Serie D continua la marcia trionfale dello United Aprilia che rifila un passivo davvero molto pesante alla formazione del Flora 92, 13 gol per la formazione allenata da Mister Maggi, mentre per quel che riguarda la Fortitudo Futsal Pomezia non ha potuto giocare il proprio impegno a causa di un blackout contro la Virtus Latina Scalo, sfida che verrà recuperata nei prossimi giorni. E adesso con l'aiuto della nostra regia andiamo a leggervi tutti i risultati. Atletico Rocca Massima Città di Anzio 6-3, Libo Calcio a 5, Latina Scalo Cimil 4-6, PR 2000 Aprilia contro l'L Nettuno 3-5, Real Latina R11 Latina 11-2, United Aprilia ha vinto contro il Flora 92 13-3, mentre dovrà essere giocata nei prossimi giorni la sfida fra Virtus Latina Scalo e Fortitudo Futsal Pomezia. La classifica vede sempre in testa lo United Aprilia, quota 42 punti su 15 partite giocate, 14 vinte, dunque un ruolino di marcia davvero impressionante per la formazione di Mister Maggi. A 36 c'è la Fortitudo Futsal Pomezia, poi a 31 Latina Scalo Cimil, a 29 il Real Latina, 23 Città di Anzio, 21 Flora 92, a quota 20 l'L Nettuno, 19 Dilettanti Falasche, a quota 13 Virtus Latina Scalo e PR 2000 Aprilia, a 11 l'Atletico Rocca Massima insieme a Libo Calcio a 5 e chiude la graduatoria R11 Latina a quota 2 punti. E andiamo adesso a vedere la roboante vittoria ottenuta dalla United Aprilia contro il Flora 92 nel servizio confezionato dallo staff di Mondo Futsal. Nel girone A della Serie D del capoluogo pontino, dopo due settimane di pausa, lo United Aprilia vuole ricominciare da dove aveva lasciato, vincere per conservare il primo posto e respingere gli assalti della Fortitudo Futsal Pomezia, seconda a sole 3 lunghezze dal vertice. A tentare di ostacolare la marcia della capolista, il Flora 92, che ha finora accumulato 21 punti in classifica ed è nelle condizioni di tranquillità ideale per potersi giocare questa sfida avendo poco da perdere e molto da guadagnare. Dal palazzetto dello sport di Aprilia un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Mancava un solo giocatore mentre intanto c'è stato il gol del vantaggio con Cianfanelli, subito arrembante, subito propositiva la formazione di casa che è passata in vantaggio. La formazione del Flora che è reduce da una buona prestazione mentre intanto c'è stato il raddoppio che è stato firmato da Pompili. Pompili prova a puntare l'avversario, tiro di punta di Giorgio, la piazza sotto il 7. Parte adesso Galieti, il tiro e il gol.
C'è stata anche una deviazione di Billardello che non è riuscito a respingere. Ha finora disputato 14 partite, ne ha vinte 13, ne ha persa una soltanto. Altro tentativo e arriva il 5-0, tap-in vincente da parte di Cioffi, ancora più pesante rispetto a quello che è stato finora. 6-0, sta disponendo in lungo e in largo della formazione del Flora 92. C'è anche il 7-0, praticamente stanno arrivando gol a grappoli da parte dell'United Aprilia, che adesso riconquista nuovamente il pallone con Di Giorgio sulla sinistra. Altra conclusione e c'è il gol dell'8-0. Ancora Ruta costretto a indietreggiare, sta rischiando tantissimo, alla fine subisce la beffa del gol di punta da parte del proprio marcatore Pompili, ed è costretto a una parata difficile Masullo. E arriva il gol del 9-1, era nell'aria, ha segnato Rosini. Tiro e gol, dunque 9-2, aggressiva come a inizio partita, anche se deve stare attenta in difesa perché c'è questa ripartenza micidiale che è stata conclusa perfettamente da Vergara, due passi dal portiere di riscatto. Evidentemente l'allenatore Stradini si sarà fatto sentire, anche se adesso è arrivato una conclusione sublime da parte di Pignatiello. Atteggiamento insomma con tutto un altro spirito, anche se adesso è costretta ad incassare il gol dell'11-3 e lo ha segnato Cioffi. Questo rafforza la nostra tesi, la nostra convinzione che le due squadre avessero un atteggiamento totalmente differente. 12-3, questa volta è il capitano Trobiani ad una differenza di 9 reti l'una dall'altra. Bellissima intanto questa azione dell'Unione di Aprilia, che sta giocando un gran calcio. Autogol di Mingione. Era una partita in casa della prima in classifica, molto difficile. E certo, il risultato è pesantissimo, però ripartiremo al meglio la prossima in casa. Cercheremo di rifarci subito e portare 3 punti per la prossima partita. Sì, abbiamo voluto riprendere da dove avevamo lasciato, infatti eravamo rimasti con la vittoria e abbiamo ripreso a vincere, abbiamo giocato nettamente superiori all'avversario e già a fine primo tempo avevamo già chiuso i conti. E nella prossima giornata ci sarà il big match, la sfida fra le due regine di questo campionato, probabilmente sarà la partita che deciderà la graduatoria, anche se poi mancheranno ancora diverse giornate. Tra Futsal Pomezia e United Aprilia ci sarà sicuramente da divertirsi. Le altre partite con il contributo della nostra regia saranno le seguenti, vi andiamo a leggere dunque il prossimo turno. Latina Scalo Cimil contro l'Atletico Rocca Massima, l'Ele Nettuno, Libo Calcio a 5, Flora 92 ospiterà il PR 2000 Aprilia, Dilettanti Falasche contro Real Latina, poi abbiamo Fortitudo Futsal Pomezia contro United Aprilia, la sfida delle sfide, e poi R11 Latina contro Virtus Latina Scalo chiuderà il programma dei prossimi impegni. Ed è decisamente interessante anche l'altro girone della Serie D, parliamo del gruppo B, dove c'è stata la vittoria in esterna della capolista Real Terracina in casa di una ostica Formia 1905. È finita 2-1 per la formazione del Real Terracina, allenata da Mister Napoli, che dunque tiene le distanze dall'Accademia Sport, che è riuscita comunque sia a vincere contro il San Giovanni Spigno con il punteggio di 8-4, una vittoria dunque più agevole per la formazione di mister Catanzariti rispetto a quella ottenuta dalla Real Terracina. Prosegue la striscia positiva del DLF Formia di mister Vellucci, che batte il Città di Pontigna per 6-2 e si conferma la terza forza del torneo. Ci sono stati poi 3 punti importanti arrivati per il Real Fondi, che ha battuto l'Olympus e lo ha scavalcato anche in graduatoria insediandosi al 4º posto, mentre la giornata è chiusa da un pari scoppiettante tra Nuovi Orizzonti e Sporting Terracina. E adesso andiamoci a gustare le immagini curate dalla redazione di Fondi della bella sfida tra Real Fondi e Olympus.
E prima di salutarvi, vi diamo le coordinate per poterci seguire: youtube.com/mondofutsaltv per poter vedere i gol, gli highlights, tutto quello che è successo e succederà dunque nel calcio a 5 di Latina e provincia, mentre per essere sempre informati mondofutsal.net. Ed è davvero tutto, un cordiale saluto e ringraziamento da Enrico Pasquali Coluzzi e dallo staff di Mondo Futsal. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.